Parliamo di sicurezza. Ti sembra sicuro aprire o chiudere le finestre in caso di necessità? Ti sembra una mossa intelligente da fare per una ristrutturazione o per una nuova abitazione che magari qualcuno ti ha venduto? No, non serve la ventilazione meccanica, basta aprire la finestra. Assolutamente non è la cosa più sicura da fare e per sicurezza intendo non solo la temperatura che è banale, ma la percentuale di umidità e la percentuale di ossigeno che una ventilazione meccanica con sistemi, non dico sofisticati, ma con sistemi tradizionali di lettura di comfort igrometrico riesce a tenerti sotto controllo. Perché forse per te è un concetto spesso sottovalutato. Certo, il fattore dell'ossigeno è un qualcosa di molto complesso, faccio anch'io fatica a trasmettertelo, ma sappi che le ventilazioni meccaniche tengono conto anche della percentuale di ossigeno nell'aria. Ma il fattore più importante è la percentuale di umidità, perché più il fattore di umidità si alza, meno è il comfort che noi riusciamo a percepire all'interno di quella stanza. Ma se il problema non lo capisci con il comfort, te lo spiego in maniera diversa. Più alta è la percentuale di umidità che hai all'interno delle tue stanze, più presto i tuoi ambienti faranno muffe. Faranno muffe, faranno condense, ti daranno fastidio, ti creeranno problemi e se tu ti appresti a spendere qualche centinaio di migliaia di euro, credo che tu questi problemi non li voglia avere. Quindi attenzione perché la ventilazione meccanica li risolve. Apri e chiudi manualmente la finestra, non li risolverà mai. Il problema che hai quando pensi ad una ventilazione meccanica manuale con apri e chiudi la finestra è maltempo. Secondo te, in una giornata media, non esageratamente calda, passa la nuvola all'improvviso, è già umido di suo. Tu vorresti cambiare l'aria, ma fuori piove. Riesci agevolmente ad aprire le finestre? Assolutamente no. Cos'è che succede all'interno di un ambiente quando non apri le finestre? È già umido fuori? È umido anche dentro e non puoi cambiare l'aria. Ecco, lì non succede solo il problema muffa, succede anche che tu continui a respirare un'aria viziata, appesantita, che ti crea malattie, ti crea difficoltà respiratorie e facilmente diventa una ricetta dal medico. Quindi attenzione perché da questo punto di vista la ventilazione meccanica risolve molti problemi di salute, molti più di quanto io riesco a trasferirti in questi video. La soluzione qual è? La soluzione è pensare in modo consapevole ad un impianto che riesca quantomeno a equilibrare in modo automatico il ricambio dell'aria dall'esterno verso l'interno e viceversa. Vuol dire che, te la faccio in modo molto molto semplice, senza esagerare, ma almeno il volume in metri cubi dell'aria all'interno della tua casa deve essere ricambiato costantemente con aria pulita dall'esterno per un valore almeno di 0,5-0,7 volumi aria ora. Questo è il segreto, il trucco della ventilazione meccanica. Ora, all'inizio del video ho parlato di centralizzata, ci sono anche altri sistemi di ventilazione meccanica e non c'è una legge, non c'è una regola, non c'è una soluzione. Ci sono le soluzioni da valutare di volta in volta in base alla tua esigenza, alla tipologia di casa, al restauro o alla nuova costruzione. Se vuoi ottenere il massimo dei tuoi impianti domestici, ottimizzando il budget che hai a disposizione senza accettare compromessi, clicca nel link che trovi nella descrizione del video, richiedi la mia analisi telefonica e sarò felice di aiutarti. Per oggi è tutto, un saluto, alla prossima!